Quelli che sono qui esposti sono alcuni dei 20.000 oggetti di Pierangelo Rudi, uno dei più grandi collezionisti, dei più grandi fan di Adriano Celentano. Con questa mostra vogliamo mostrare, scusate il bisticcio, le varie facce di Adriano, ad esempio l'Adriano imprenditore. Questo è materiale che riguarda il lancio del famoso clan di Adriano Celentano, clan che raggruppava all'epoca vari artisti, clan che è stato creato da Adriano sul modello di quello più famoso di Frank Sinatra. Fra i tanti artisti che hanno fatto parte del clan c'è Milena Cantù, che è stata anche un po' fidanzata di Adriano, Don Bachi, braccio destro e grande amico. Purtroppo poi negli anni c'è stato un divorzio artistico e ancora la pace non è stata fatta, anche se noi fan attendiamo che prima o poi venga fatta. Questo è un angolo particolare, ci concerne, riguarda noi della Svizzera italiana. Negli anni, fine anni 50, Adriano incise ben due dischi con una grande cantante giubiaschese, purtroppo scomparsa, Anita Traversi. Uno dei tanti pezzi, Coccolona, Coccolona della Mamma. Crescere un po'. Questi sono i dischi originali e queste sono le locandine originali. Un angolo veramente particolare, meritevole di particolare attenzione. Nell'86 con Gianni Dall'Aglio abbiamo prodotto questo album registrato in pubblico all'Expo Centro di Bellinzona. E questi invece sono i primi ribelli, quelli della ragazza del clan, vale a dire la ex fidanzata di Adriano Celentano, Milena Cantù. Non solo manifesti e fotografie qui ad Ascona, anche oggetti, cimeli molto molto particolari. Ad esempio questo orologio del clan di Adriano Celentano, diciamolo, un po' kitsch, ma che per i fan ha un grande valore. Queste invece sono le manette che avrebbero dovuto lanciare un ballo, il grab, che però non ha mai attecchito. E guardate che meraviglia questi mini giradischi, sempre del clan di Adriano Celentano, introvabili. Possiamo parlare di Celentano senza parlare dei suoi famosi pantaloni bicolore a zampa d'elefante? No, e allora eccovi i pantaloni, Questi sono proprio i pantaloni originali che lui lanciò verso la metà degli anni 60 con questo disco Sono un simpatico, e questo è il risultato finale. Le robe di Adriano, a proposito questo titolo parafrasa quello di una famosa raccolta di vinili di Adriano Celentano, questa mostra, dicevo, sarà aperta fino a sabato 21 la sera. Ci salutiamo e lo facciamo inevitabilmente ascoltando i brani rigorosamente, anzi uno dei brani rigorosamente anni 60 e 70 contenuti in questo jukebox. Che ne dite di azzurro?